Io mi ricordo che rubavo la macchina fotografica a mio padre, che aveva una Ferragna Isolette. A 18, 17 anni mi sono comprato la prima Super 8. No, a quell'epoca c'era l'8 mm. E mi sembra che mi sono venduto una caravella che mio padre aveva a casa per comprarmi una Box Bayard con i tre obiettivi che girava la turetta per poter fare i primi film. E quello è stato, ancora ce l'ho, questi filmetti che quando avevo 18 anni. Per cui avevo sempre una certa spiccata attrazione per la bellezza, la composizione, i colori, questo mi ha sempre affascinato. Dunque io ho perso mio padre a 17 anni e mio padre lavorava per la Moller Richardson, la maggiore casa internazionale di noleggio di materiale per il cinema. Così ho interrotto gli studi e poi li ho ripresi a 20 anni prendendo il diploma da perito elettromeccanico e poi ho fatto la scuola Radio Electra e poi sono andato in Inghilterra, ho seguito gli studi, poi sono tornato e ho cominciato un film con Marcello Gatti che mi ha appunto spinto a questo cambio da tecnico della Moller Richardson a diventare assistente operatore. Io quando sono passato assistente operatore, per me è stata una facilità enorme, perché per me la macchina da presa era una cosa come qualsiasi macchinario, perché cioè, smontare la macchina da presa per me era proprio, ancora le faccio, ancora smonto. Dopodiché sono passato con Giorgio Tonti, Aldo Tonti, con Pogani, Cristiano e Gabor. Poi nel 74 ho iniziato con Pasqualino De Santis, col quale sono rimasto vari anni. Dunque, Pasqualino De Santis, lì è un ricordo quasi tremendo. Siamo andati a fare Cristo si è fermato a Deboli con Francesco Rosi e De Santis mi dice adesso bisogna fare i provini. Chi li fa? Allora c'è un bagno sul lavandino, tenuto sempre con le gocce che entravano, acqua fredda e calda, in modo che mantenesse i 31 gradi col termometro a mercurio. Il bidet uguale messo con l'acqua calda, per cui tutta la preparazione dei bagni. E poi la vasca da bagno, oppure quella, per cui te potevi nemmeno fa il bagno, la doccia, con la sbiacca o la sbiacca, o l'acido, il fissaggio, tutto quanto a temperatura. Riempivi bene la tanche, facevi lo shake, e poi niente, dopo i 3 minuti prendevi questi pezzi di pellicola e facevi i vari passaggi e poi li facevi essiccare. E poi la mattina li mettevi su una stecca di legno. E arrivavi là davanti al signor De Santis portando questa stecca di legno con tutti questi provini e lui prendeva il 75 Cook, lo rigirava e contro sole faceva: ah, bene, venuti bene questi provini. Sapeva leggere il negativo, una cosa incredibile. Un giorno addirittura vennero i provini dalla Technicolor. E quelli che facevo erano meglio della Technicolor. Allora ha chiamato De Gus Ernesto Novelli, che è arrivato giù a Matera, dicendo: ma come mai che avete sbagliato i bagni? Vedi, questi sono venuti bene, i vostri sono venuti male. Cosa incredibile, guarda. Dopo sono passato da De Santis con Tonino Tricolli, dopo Tonino ho cominciato a lavorare con gli americani. Diciamo che il primo film è stato Dimensione Violenza con Mario Morra, dove eravamo tre direttori della fotografia, perché poi io sono andato via perché era talmente violento che non gliel'ho fatta a finirlo. Il secondo è stato Il rivale di Giulio Petroni, da un suo libro, mai uscito, perché si chiamavano all'epoca articoli 8 del Ministero. Il terzo è stato Rosso di Sera, di Beppe Cino, a quello 16 mm per la Banca Nazionale del Lavoro, e il quarto è stato Delta Force Commando. Avendo poi imparato l'inglese, mi sono trovato spesso a lavorare con gli americani e con gli inglesi.
Ma io dormivo la notte mai, i primi film. Che dormivo? Non sapevo mai se l'esposizione era giusta, sempre attaccato al laboratorio. Il Pozzo e il Pendolo, un film americano di Stuart Gordon, che abbiamo girato in un castello qui in Italia, che è stato quello il film che poi mi ha portato in America per vari anni, è stato più che altro un film di fotografia. E lì mi sono rifatto a un film di Tonino Tricolli che era appunto Il nome della rosa. Questo film dopo è stato visto in America e mi sono appunto poi trasferito negli Stati Uniti nel 1988 e sono rimasto lì per circa 15 anni. Ho fatto solo film americani, partendo da Il libro della giungla, che è stato un film, uno dei più grossi che ho girato, che aveva superato insomma i 40-50 milioni di dollari. Gli altri erano tutti, come loro chiamano, B-movie, e lì mi sono specializzato, mi hanno costretto a specializzarmi nei film dell'horror, perché il produttore faceva film dell'oro e aveva due branche. Una erano i film dell'oro e l'altra era i film sui ragazzi, per cui io alternavo un film sull'oro dove dovevo stare cupo con la luce, abbassare tutto, tenere i neri per creare quelle atmosfere drammatiche di paura, e poi invece sui ragazzi dove tutto doveva essere solare, tutto doveva vedere. E così, insomma, veramente, ecco, questo di tua prima deve saper fare tutto. Un film molto, che sono andato molto, molto d'accordo con il regista, abbiamo avuto una vera simbiosi, è stato Miracolo a Palermo di Beppe Cino, girato in Sicilia, Technovision, anamorfico, con attori bravi. Oggi di fotografia devo rispettare appieno la lavorazione, se no non fai il prossimo film. Io ho fatto già 3 fiction. Ci sono delle situazioni dove devi girare senza luce e lì loro girano dalle 6 alle 12 pagine al giorno. Esci in esterno, ti raccomandi al regista se il primo piano te lo fa fare stretto in modo che riesci a coprire sopra il sole con panno bianco, perché non riesci nemmeno a mettere i riflessi. Certe volte, poi quando c'è una scena d'azione, niente, la luce non esiste, non c'è. Esponi e fotografi, non fai fotografia. In America è tutto molto più programmato, tutto molto più scientifico, diciamo, perché c'è una preparazione incredibile su ogni scena. Allora, la preparazione dura col direttore di fotografia almeno 3 settimane, se non 4. Tutta pagata la preparazione, tutta pagata, ma anche la post-production è pagata. Questa è una voce inesistente, non c'è proprio. Qualche volta ti danno qualcosa in più, ma insomma ti hanno fatto un favore, insomma, devi pure ringraziarli. Fayo Rosati, sì, era un autore, un eccellente regista, abbiamo fatto un bel film. Mi chiese di lavorare tutto il film con le cuffie e la musica. Io facevo l'operatore di macchina. Lui voleva che io, i movimenti di macchina erano anche dettati da una musica, in modo che dentro di me i movimenti che io facevo li facevo al suono di musica. E devo dire che è stata un'esperienza anche quella interessante. La mia aspirazione sarebbe quella, appunto, che il digitale prenda il suo spazio giusto, ma che il film, la pellicola, rimanga per il grande schermo. Immagino che possa solo resistere a questo un 2,35 anamorfico, a mio parere, cioè o Super 35. Io, come tu sai, ho fatto i provini a questa ultima famosa Red, e dove appunto era superiore al Super 16, nettamente superiore, però inferiore al 35, leggermente inferiore su certe cose, la tenuta di posa ha 2 stop di meno tra esterno e interno, i colori sono leggermente diversi, però insomma buona. Ragazzi, 250 macchine stanno lavorando in questo momento a Los Angeles in rete.